Molto spesso nel mondo del calcio si fa riferimento alle parole di giornalisti, di chi si sofferma a analizzare le squadre, gli allenatori, il modo di giocare alcune squadre, però quando a parlare sono i calciatori, beh, evidentemente c'è qualcosa in più. Gli ex calciatori hanno una visione diversa perché hanno giocato a calcio, sanno cosa vuol dire giocare in un campo di calcio e probabilmente la loro parola può valere qualcosa di più. Se però a parlare di calcio sono due ex campioni del mondo, allora secondo me bisogna fare ancora più attenzione. E sì, perché oggi hanno parlato due ex giocatori della Juventus, due ex giocatori della Nazionale e due campioni del mondo del 2006. Hanno parlato entrambi dello stesso argomento ed entrambi sono concordi a ritenere questo attaccante come un grande attaccante. Chi? Ovviamente parliamo di Dusan Vlahovic, ma le parole più importanti sono quelle di uno dei due, perché uno è Toni, un grande attaccante che sa come si muove un attaccante e quindi riconosce in Vlahovic delle doti importanti, ora andiamo a leggere le sue dichiarazioni, ma ancora più importanti sono parole di uno che potrebbe difendersi dagli attacchi di un Vlahovic, che è niente poco di meno che il pallone d'oro Fabio Cannavaro. Entrambi sono concordi nel dire qualcosa di importante su Vlahovic, ma danno anche dei consigli. E quindi scopriamoli oggi qui su FCM News Sport, come sempre. Vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juventus in maniera del tutto gratuita, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ovviamente lasciate un like a questo contenuto e la cosa che vi domando oggi è qui sotto nei commenti, ditemi la vostra, su Dusan Vlahovic. È o non è un grande attaccante, soprattutto che ampi margini di miglioramento ha? Ma la domanda che vi faccio oggi, e voglio la vostra risposta a questi commenti, è: ditemi il numero esatto, vediamo chi indovina, il numero esatto dei gol che farà Dusan Vlahovic quest'anno. A fine anno recupereremo i commenti e vedremo chi avrà vinto. Allora, andiamo alle parole, perché io partirei proprio da quelle di Cannavaro, che credo siano più importanti, perché Cannavaro per me è stato un esempio di come un giocatore possa davvero essere straordinario. Marcare uno come Dusan Vlahovic non è semplice, anzi è difficilissimo. Perché? Perché è semplicemente un attaccante che secondo me è fantastico. È però un attaccante che andrebbe servito in modo diverso, non al centro. Perché? Come lo faresti giocare? Lui dice, lo vedo sempre solo spalle alla porta. E quando ricevi la palla sempre di spalle con l'uomo dietro, puoi essere anche bravo, ma fai sempre fatica. Lui dovrebbe capire che a volte se vai in profondità invece che andare sempre incontro, diventerebbe più pericoloso. Dovrebbe sfruttare maggiormente le corsie laterali, sfruttare i suoi movimenti, perché poi una volta che è in aria, lui fa paura a chiunque. Quindi questo è il primo aspetto che consiglia Fabio Cannavaro, che intanto dice di lui è un attaccante straordinario, ma vede il suo tipo di gioco che è sbagliato, e quel tipo di gioco glielo dà Allegri, non è lui, perché nella Fiorentina di certo non giocava così tanto spalle alla porta, alla Juventus lui praticamente fa solo questo. Secondo lui dovrebbe quindi allargarsi per poter dare meno punti di riferimento e trovarsi molto più spesso in aria. Allegri quindi da questo punto di vista può fare qualcosa, lui dice a volte sono i giocatori che si intestardiscono in alcuni movimenti, io però lo manderei a fare più cose. Poi si parla delle critiche a Allegri, lui dice sicuramente anche lui commette degli errori, sicuramente Allegri cerca di tirar fuori il meglio, a volte però non ci riesce, quindi non nasconde i problemi di Allegri, cioè non è uno di quelli che come al solito dice no ma Allegri è un grande allenatore, no, dice papale, sicuramente lui commette errori e cerca di tirare fuori il meglio, ma non sempre ci riesce. Quindi non sta giustificando Allegri, anzi, quasi sta giustificando Vlahovic. Poi dice, non è riuscita la Juventus a sostituire Chiellini e Bonucci, com'è possibile? Non è facile, loro due erano due leader in campo, ma anche due esempi per lo spogliatoio. Ad esempio, gente come Buffon, Ferrara, Del Piero, sono quelli i giocatori che hanno resa grande la Juventus. Poi si parla anche della vicenda legata a Bonucci, dice quando il giocatore sceglie di andare via è un traditore, non è attaccato alla maglia, quando invece sono le società a mandarlo via nessuno dice niente. Credo che per quello che ha dato alla Juve Bonucci meriterebbe un trattamento diverso, però purtroppo questo è il calcio. Un giocatore che l'ho sostituito invece è Gatti, che dice che secondo Fabio Cannavaro dice deve crescere molto, deve sapere che la concentrazione per un difensore è fondamentale, ma non vale solo per lui, il difensore non può sbagliare perché se sbagli una volta prendi gol e vai a casa. Lui dice, poi gli viene chiesto una domanda forse un po' troppo, dice ma
c'è un Cannavaro in giro, c'è un Fabio Cannavaro in giro, lui dice ancora no. Ma è anche vero che è cambiato il modo di giocare. Secondo me sarà difficile vedere anche in futuro certi giocatori con determinate caratteristiche come le avevamo noi prima. Oggi si va più dietro ai numeri, alla fisicità, si va dietro a certi parametri che prima non c'erano. E poi la domanda sulla Juventus, questa Juve porterà una vincita, lui dice, la Juventus ha abituato i suoi tifosi a ammire sempre al massimo, la Juve di questi anni è diversa, sta facendo molta fatica, non è sicuramente la squadra che siamo abituati a vedere, rientrare tra le prime quattro ci può stare, ma devi avere fortuna a non avere infortuni, devi avere la fortuna che tutti vadano bene. Che tutto vada bene. Oggi rispetto a Inter, Milan e Napoli, la Juve è ancora indietro. E queste sono frasi forti per chi pensa che invece la Juventus abbia una squadra da scudetto. Dell'attacco della Juventus ha parlato, come dicevo, un altro campione del mondo, che è Luca Toni. Toni dice di Vlahovic, anche secondo me, Vlahovic è un attaccante di altissimo livello, e la voglia di Vlahovic farà fare la differenza alla Juventus, cioè Vlahovic è un attaccante forte, punto e basta, non si discute. Quando sento le critiche a Vlahovic non capisco come si possa criticarlo, visto che è un grande attaccante. Lo scorso anno non è stato tanto Allegri a non capirlo, il problema è che non stava bene lui fisicamente. Quest'anno è già partito forte, è un giocatore d'area di rigore, un giocatore che a me piace tantissimo, ma è chiaro che va servito come si deve in area. Ora la sua fortuna è quella di Allegri e di avere accanto Chiesa, perché questo nuovo ruolo di Federico Chiesa gli permette di essere anche un po' più libero, gli permette di saltare l'uomo, di creare superiorità, creare scompiglio, e quindi di fatto la presenza di Chiesa può aiutare non poco Vlahovic. Sono una bella coppia, mi piacciono insieme, è un attaccante a cui piace giocare dietro l'area di rigore, all'altro invece piace girarci intorno, quindi di fatto possono, diciamo, creare una buona alchimia. Per me è uno dei giocatori più forti che ci sono in Italia e in Europa, e la Juventus fa bene a puntarci. C'è qualcosa di Luca Toni in Dusan Vlahovic? Questa è una domanda un po' particolare. Lui dice: siamo entrambi due attaccanti d'area di rigore. Lui è mancino, io no. Però siamo un po' diversi. Lui è bravo a calciare anche le punizioni, a calciare a distanza, a giocare un po' più con la squadra. Io sono stato un bomber d'aria. Lui lo sarà. Sono sicuro che diventerà un grande bomber. È la fortuna della Juventus. Ha le caratteristiche per fare, oltretutto, non soltanto la prima, o non soltanto il bomber, ma anche il leader di questa squadra. Il consiglio di darei è di stare più tranquillo durante la partita, di giocare con meno rabbia e di giocare per il bene della squadra. Lui vive troppo per il gol e quando non ci riesce spreca tante energie mentali oltre che fisiche. Deve capire di stare più tranquillo che si vince di squadra. E poi fa un riferimento anche allo scambio con Lukaku. Oggi Lukaku segna tanto e qualcuno dice: ma forse Lukaku alla Juve serviva di più. Lui dice: io non l'avrei fatto mai quello scambio, avrei tenuto sempre Vlahovic perché è un ragazzo giovane, un giocatore in crescita che ha voluto fortemente la Juventus. Un ragazzo che vuole crescere con questa maglia e vincere con questa maglia. Potenzialmente un giocatore fortissimo che può crescere ancora tanto. E in giro di at giovani attaccanti forti non ce ne sono mica tanti. E qui quelli che ci sono costano davvero poco. E questo ragionamento giustissimo che fa Luca Toni, perché in questo momento alla Juventus, non, o meglio in Europa, non sono tantissimi attaccanti forti, come spesso lo dico, non è più il periodo in cui in ogni grande squadra c'era un grande attaccante. Il Real trovi addirittura più di uno, con Benzema e Ronaldo. La Juventus aveva Higuain, in Italia tutti avevano la prima vera grande punta, ma poi c'erano in Europa i vari Suarez, i Lewandowski, i Benzema, per andare poi indietro con i vari Van Nistelrooy, Luca Toni, beh, gli attaccanti erano forti e ce n'erano tanti. Oggi siamo nell'epoca in cui Højlund, dopo 9 gol all'Atalanta, viene valutato 80 milioni dal Manchester United, perché non c'è altro. Non ci sono quelle figure forti, sicure, su cui puoi puntare, per cui fa bene a dire Luca Toni che giusto puntare su Vlahovic. Siete d'accordo con le parole di Cannavaro e di Toni? Parliamone qui sotto nei commenti, soprattutto ditevi secondo voi quanti gol farà a fine stagione Dusan Vlahovic.